le origini di San Lorenzo in Campo si debbono senz'altro all'abbandono dell'antica città romana di Suasa e all'edificazione dell'abbazia benedettina omonima. Siamo tra il VII e il IX secolo e in una zona boschiva viene edificata l'abbazia di San Lorenzo. Difatti inizialmente San Lorenzo era San Lorenzo in Silvis, nel bosco, e non in campo. L'interno ci si presenta in tutta la sua maestosità, con le sue pareti di laterizi e pietre. Pietre che ci raccontano una storia antica. Difatti, l'abbazia di San Lorenzo in Campo fu edificata in gran parte con del materiale di spoglio proveniente dall'antica città romana di Suasa. E allora non è inusuale trovare incastonate nelle pareti pietre particolari, oppure rimanere affascinati di fronte alle meravigliose colonne in granito provenienti probabilmente dall'Egitto e un tempo parte della costruzione del Tempio di Adone nell'antica città romana di Suasa. Durante gli anni 40, a seguito dei restauri, è stata ritrovata e riscoperta la cripta sotto l'altar maggiore, un luogo che oggi custodisce le reliquie di San Demetrio, un luogo meta di pellegrinaggi da parte anche di fedeli ortodossi. L'interno di questa chiesa, così semplice, oserei dire maestoso ma umile, è illuminato in alcuni altari da delle presenze particolari, delle presenze pittoriche, dipinti del Cinquecento, come la bellissima Madonna del Rosario di Ercole Ramazzani e la Madonna e i Santi Lorenzo e Demetrio del pittore di Sassoferrato Agabiti. Nel 1943 l'abbazia di San Lorenzo in Campo è diventata basilica per volere di Papa Pio XII Pacelli.